Bella a tutti raga, qua Fabio, oggi sono su R-Factor con la mod di Formula 1 2016. Oggi farò vedere la Mercedes di Lewis Hamilton, la V07, la W07 Hybrid. Allora, queste sono le Mercedes, questa è la Mercedes con Lewis e Nico. Farò vedere in ordine questi piloti: Nico, la Ferrari, la SF16H, eccola qua. Poi la Williams Martini Racing, la Red Bull Racing, l'onboard di questa che è molto bello, la Sahara Force India F1 Team. Ragazzi, questa canzone sottofondo che c'è nel gioco è stata implementata con la mod ed è la canzone di F1 2006, incredibile, me la ricordo ancora. La Renault Sport F1 Team, che adesso, questa qua è la livrea dei test, ma adesso hanno fatto un nuovo muso che è praticamente quadrato, a due angoli di 90 gradi. Ed è tutta gialla con delle parti nere, è molto più, cioè più bella di questa secondo me. La Toro Rosso non c'è, la livrea nuova, c'è quella dei test del primo test, questa qua tutta blu. Poi c'è la Sauber, che è la vettura 2015, c'è solo la livrea nuova. La McLaren Honda, la Manor, manca poco, la Manor manca il logo sopra, il logo proprio della Manor manca, però vabbè, sti cazzi. E l'As è carina, molto carina, fatta davvero bene, infatti mi piace un sacco. Partiamo dalla Mercedes, Lewis Hamilton, la pista ovviamente Melbourne, ci beccheremo nel garage, bella. Eccoci ragazzi, siamo qua nel box, vabbè, questa qua è... vabbè, intanto partiamo, se no si ferma con la macchina. È la pit lane del 2014, quindi siamo nel box Red Bull, siccome è il primo. Togliamo il limitatore. Dire che non è malvagio come gioco per provare le mod delle nuove macchine. Comunque raga, non si faccio vedere i vari. Questo dall'alto, aspetta, metto questo che sennò non riesco a vedere. Da qua è stupenda, raga, solo qua. Scusate. Ecco, mettiamo questa, va. Ok. Iniziamo, giro veloce. Posso fare la gara perché non funziona, mi crasha il gioco, ma non è un problema mio perché anche un mio amico fa così, quindi
contento adesso inizia mondiale. Mamma mia. Domani, per questo video lo caricherò sabato 19, e tra un paio d'ore inizierà il mondiale 2016 con la prima gara inaugurale a Melbourne, proprio qui. Adesso vi faccio vedere un giro con le ultra soft per farvele vedere, quindi ci beccheremo il prossimo giro. Eccoci con le super con le ultra soft, pieno rettilineo. Ragazzi, io non vedo l'ora che esca Formula 1 2016. Secondo me uscirà verso luglio, come il 2015. Anche se ho letto che stanno testando la beta gli youtubers, quindi il gioco non è proprio, cioè non è cioè quasi finito secondo me. Quindi potrebbe uscire anche a giugno, chi lo sa. Vedremo. Sarà un'altra notizia più avanti. Comunque dopo vi faccio vedere anche le tutte le visuali che prima ve l'ho fatta vedere tutte. Ce n'è una che non si può proprio guidare, però vabbè. Più che altro per guardare la CPU, quella. Ok, sono fermo. Ok, allora. Queste vabbè sono le quelle di prima. C'è questa, che anche questa non si può utilizzare, questa sì, dai. Questa bah, così è difficilissimo. Questa neanche. Questa c'è l'alettone davanti. Questa è quella che vi dicevo, questa qua è più per guardare la CPU quando guida da sola. E niente, sono finite qua. Mi piace un sacco l'onboard. Vabbè, adesso si ferma la macchina, sono stato troppo fermo. Però vi faccio vedere questi ultimi secondi dal casco, più figato. Ragazzi, è stupendo così. Immerge proprio perché si muove tutto. Vabbè ragazzi, il video può terminare qua. Come sempre vi ricordo che se vi è piaciuto di lasciare un like, commentare, iscrivervi al canale. Da Fabcan è tutto. Bella raga.